Si svolgerà a Teramo la prima tappa della rassegna Abruzzo contro il bullismo 2023, organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale e Società Civile e fortemente voluta dall'assessore all'istruzione e al sociale Pietro Quaresimale, che a partire da domani 7 febbraio fino al 3 marzo interesserà non solo scuole di Teramo, ma anche gli istituti comprensivi dei comuni di Giulianova, Roseto, Pineto e Atri. Novità dell'edizione 2023 saranno gli appuntamenti con gli studenti di Pescara, L'Aquila e Chieti. Vogliamo cercare di prevenire questi fenomeni veramente allarmanti, sensibilizzando gli studenti, quindi gireremo le scuole delle quattro province, coinvolgendo tutte le istituzioni. È il minimo che possiamo fare perché appunto è un'emergenza a tutti gli effetti che crea sempre più problemi, soprattutto le persone più fragili e quindi ci dobbiamo attivare noi istituzioni per cercare di trovare delle soluzioni. Tra l'altro è un programma educativo molto rilevante e importante che è entrato nella rete europea, quindi saremo a Milano per questa giornata in cui si parlerà appunto di bullismo e cyberbullismo, quindi siamo soddisfatti del successo dello scorso anno, speriamo di ripeterlo anche quest'anno con un coinvolgimento maggiore rispetto allo scorso anno. Dopo il grande successo del 2022, la rassegna torna con un programma ricco, 16 incontri in diretta streaming a Teramo e L'Aquila e in diretta su Rete 8 per gli incontri di Pescara e Chieti. L'intento di questa edizione è quello di superare il già alto numero di 4.500 studenti che lo scorso anno hanno seguito la rassegna. Domani, 7 febbraio, vogliamo ricordare la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, uno degli appuntamenti che viene segnalato dal MIUR. Non potevamo non cominciare domani, saremo presenti anche a Teramo con quattro appuntamenti, lo voglio ricordare, con l'Alessandrini, e poi con il Milli, e poi con il Di Pop a Rozzi, e poi con l'Einstein, e per chiudere con i comprensivi. Non mancherà l'appuntamento di domani alla sala polifunzionale che è aperto a tutti i comprensivi, è aperto a tutte le scuole che vorranno partecipare.